Labirinti di cristallo è l'ultimo sforzo letterario della scrittrice palmese Chiara Ortuso. Dopo Vuoti d'aria sulle cime del pensiero e Tra simbolismo ed estetismo, i due volumi di saggistica e speculazione filosofica, arriva per la giovane autrice un volume di narrativa che incrocia la filosofia. Il libro è stato presentato nell'auditorium della Scuola Superiore di Psicologia Applicata Giovanni Sergi, dall'avvocato Anna Pizzimenti, dall'assessore alla cultura di Palmi Vladimiro Maisano e dalla professoressa Francesca Neri. Diciamo che è un salto obbligato, perché la narrazione è esattamente la linea rossa che poi conduce a quel salto che fa sì che si esista, e quindi di fatto si passa da un saggio, da una saggistica di carattere filosofico, a quella che è poi l'esistenza e la narrativa. La filosofia è in fondo esistenza, essere nel mondo da parte dell'uomo. La protagonista è Angelica, una ragazza davvero molto inquieta che vive in un castello arroccato su un labirinto di cristallo, ed è in fondo una metafora esistenziale, proprio per indicare la necessità di rompere gli argini delle proprie inquietudini, delle proprie incertezze, e aprirsi attraverso un percorso di autoconoscenza a quelli che sono i sentieri del mondo, attraverso proprio la fuoriuscita da questa sorta di caverna dell'anima. La prospettiva è positiva, perché si parte da una sicuramente fragilità di animo, però poi si arriva ad un ottimismo che è un po' sotteso a un discorso di carattere filosofico. La filosofia non è soltanto nichilismo, non è soltanto inquietudine e complessità, ma è anche capacità di conoscere se stessi e anche gli altri, a partire verosimilmente da se stessi.